Vorrei oggi invitarvi a cambiare un po' la prospettiva di questo brano del Vangelo. Quando lo leggiamo per la prima volta potrebbe non sembrarci una buona notizia, cioè rinnegare se stessi, prendere la sua croce. Ma io vorrei che oggi sentissimo ciò a cui il Signore ci invita davvero. Il Vangelo questo ci dice chiaramente: ama perché tu viva. Guardate carissimi che oggi purtroppo il nostro mondo ha distrutto completamente il concetto di amore. Molte persone sono state ingannate. Perché? Perché pensiamo che amare significa sentirsi bene. Non so, sentire le farfalle dallo stomaco, essere serviti, ammirati, eccetera, eccetera. Sì, può essere anche così, fa parte dell'amore. Ma ci sono diverse fasi dell'amore. Ma l'amore in se stesso è legata alla morte. Cioè, l'uomo ama davvero quando inizia a pensare all'altro, quando riesce a perdere per l'altro. E questo concetto è oggi fuori moda, no? Il mondo dice: prendi, tu hai il diritto, rilassati, hai il diritto di farlo, solo che questa via conduce alla morte. Così oggi ci dice Gesù, no? Guardate carissimi, Gesù non ci vende soltanto i consigli, non ci dice soltanto i consigli, lui stesso dimostra con la sua vita che questo funziona. Lui stesso ha preso la croce, lui stesso ha perso tutto per me e per te. Questo è il modo di vivere fino alla risurrezione. Allora per questo il Vangelo non è un triste invito alla sofferenza, questo è un invito all'amore. E la seconda cosa, guardate che non si tratta soltanto di prendere la croce di Gesù, assolutamente, perché ognuno di noi ha la sua croce e oggi siamo chiamati a scoprirla di nuovo, a trovarla di nuovo, perché questo è il luogo in cui possiamo perdere se stessi, cioè possiamo amare. Allora, da noi dipende oggi se noi ci apriamo per la vita o per la morte. Scegliamo la vita o scegliamo la morte? Vi adesso lascio con questa domanda, con queste bellissime parole di Gesù, e guardate, veramente, il Vangelo è la vera buona notizia che il Signore ci ha lasciato, che il Signore ci ha invitato. Buona giornata.